Considerati tumori di nicchia, poco conosciuti per la loro rarità e complessità, non solo dai comuni cittadini, ma anche dalla maggior parte dei medici non specialisti, sono i sarcomi, i cui sintomi, specie all'inizio, sono aspecifici e ciò non facilita il loro riconoscimento. Luglio è il mese internazionale della consapevolezza sui sarcomi. Si apre in Italia con la campagna di sensibilizzazione e informazione pazienti, esperti e istituzioni insieme nella sfida ai sarcomi, promossa e organizzata dalla Fondazione Paola Gonzato Rete Sarcomi ETS, che vede quest'anno l'adesione e il patrocinio di oltre 20 organizzazioni di pazienti, associazioni, fondazioni e federazioni nazionali e internazionali, oltre al patrocinio di società scientifiche e istituzioni, in primis l'Istituto Superiore di Sanità e la Prefettura di Udine. Il significato di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili, risorse che arrivano ovviamente dal mondo dei professionisti, degli esperti, ma anche dal mondo delle associazioni, che è l'elemento più importante, quello delle istituzioni. Una campagna che prende il via dalla Prefettura di Udine e che si svilupperà per tutto il mese di luglio per creare una rete virtuosa. Essendo malattie rare, vengono poco condivise anche probabilmente dalle case farmaceutiche, perché sono pochi i malati, per fortuna, ma sono, ecco, questa è la fine, la riflessione, rischiano di essere soli.